E adesso vedo che è già presente qui vicino a noi un personaggio imprescindibile, cioè Portacovaro non avrebbe senso se non ci fosse Nicoletta Cellini. Nicoletta, che cosa hai preparato per questa sera, Nicoletta? No, aspetta. Ecco Nicoletta. Nicoletta, se io potessi ti bacerei a nome di tutto il paese, ma facciamo così e ti mando un bacio da qui. Adesso ci salutiamo così. Sì, ok. Allora, ti passo il microfono, Nicoletta. Grazie, presentatore speciale, Mario Gerbi. Allora, a chi ha assunto la direzione della nostra banda musicale, un omaggio speciale con un applauso di apprezzamento per Chiara Sandri che dirige ogni tipo di strumento. Questa è proporzionata all'altezza di Nicoletta. Uno strumento eccezionale. Per suonare si fa girare le palle. In questa borsettina una confezioncina con rose profumate da cuoricine addobbate per chi ha la musica nel cuore e dirige la banda con amore. Questo strumento mancava nella banda, ci voleva. E anche quella bacchetta lì. Allora, sarò veloce, buonasera a tutti, scusate per la mia incursione qui. San Bartolomeo 2020 inizia la festa patronale con il concerto della nostra banda musicale. Questa sera una nuova atmosfera con le mascherine ed il distanziamento. Contro la pandemia qualche accorgimento. È un anno particolare, delle vittime del coronavirus non ci possiamo scordare. E neanche di chi l'anno scorso al concerto di San Bartolomeo ha presenziato, ma poi troppo presto ci ha lasciato. Carla, moglie di Gino e mamma di Matteo Ravizza, musicisti sempre in lizza. Ed anche Fabiola, leva 58, che finché ha potuto col volontariato era sempre sotto, in varie associazioni impegnata, ma in fretta, prematuramente, se n'è andata. A loro e da tutti quelli che non ci sono più e che ascoltano da lassù, va la nostra preghiera ed il nostro pensiero ed ora, in modo sincero, accogliamo ed applaudiamo il concerto della nostra brava banda portacomarese, le sue note sono sempre attese. Buonasera a tutti e buon ascolto. Nicoletta, come sempre sei impagabile, ti meriti un altro grande applauso. Ecco. Però volevo dirvi una cosa, che è vero che dobbiamo tenere le mascherine e tutto, però le mani possiamo batterle proprio anche un pochettino più con brio, insomma, facciamoci sentire, dai. Ecco. Questo non comporta niente di particolare, nessuna sanzione.
E allora, prima di iniziare, ancora un saluto a un altro personaggio che è sempre immancabile ai nostri concerti e che è la nostra mascotte. E vogliamo fare un grosso applauso a Giampi, la mascotte della nostra banda musicale. Ci segue dovunque, dovunque andiamo lui c'è. È un nostro punto di riferimento costante.